Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Partita già in corso di svolgimento. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Secondo me sarà la partita di Azpilicueta. Io di questo giocatore ammiro la sua capacità tattica di essere attento quando deve fare la fase difensiva, ma anche molto utile quando la squadra attacca. Buon giocatore. Tentativo verso la porta. Ha messo alla prova il portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Ha spazio sulla fascia. Riceve in ottima posizione. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. E trova bene il compagno. Prova a giocarla in profondità. E c'è grande movimento senza palla degli attaccanti adesso. Sì, Fabio, stanno adottando il tipico sistema di gioco del falso 9. Un sistema che toglie punti di riferimento ai difensori e di rendere la vita più difficile. Esatto, la chiave è proprio questa, l'imprevedibilità. Gli attaccanti arretrano spesso per prendere palla, si scambiano di posizione e in questo modo creano degli spazi che gli uomini più veloci... Ora deve duellare con... Conclusione! Lungo passaggio in avanti. Il portiere si oppone. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Nel calcio di oggi, ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Riceve un pallone interessante. Neymar! E c'è il gol del Paris Saint-Germain. Prima rete per il Paris Saint-Germain. Un tiro di rarissima bellezza. Una parabola meravigliosa. Quando i tiri sono effettuati bene, con potenza e giro giusti, i palloni di oggi possono prendere traiettorie inaspettate ed essere imprendibili. Si ricomincia dall'1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Neymar! Si è liberato bene, peccato per la conclusione non molto precisa. Quando scatta e cambia direzione diventa imprevedibile. È una gioia vedere la sua tecnica. Scodella in avanti. Lancia il compagno in profondità. È un grande riflesso qui. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Ottimo salvataggio. Jérôme Boateng. Pericolo in area. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Coman. Neymar. Ha già lasciato il segno oggi. Neymar. Neymar! Bella parata! Molto attento qui il portiere. L'importante è non perdere la concentrazione quando serve. Neymar. Recuperano il possesso del pallone. Occhio alla conclusione.
qui falliscono nuovamente una grande occasione. Salta, il portiere si mette nel suo per evitare il gol. Perfetta la parata. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. E va a colpire di testa. Infilza il portiere.